Inizialmente abbiamo preso due termometri e abbiamo registrato la temperatura attuale della stanza, e quindi entrambi circa sui 20,5-20,6 gradi. Prima di iniziare la misurazione avevamo preso un po' d'acqua e l'abbiamo messa all'interno dell'ambiente in cui abbiamo fatto le misure, in modo che la temperatura dell'acqua fosse la stessa della temperatura ambiente dell'aria. Poi abbiamo preso un pezzo di Scottex e l'abbiamo inumidito con l'acqua alla stessa temperatura, per poi posizionarlo sul bulbo del termometro. E abbiamo notato che la temperatura del termometro, quella con il bulbo inumidito, si è abbassata rispetto a quella normale ambiente. A causa dell'evapotraspirazione, che abbiamo perso temperatura e quindi energia, in quanto il bulbo bagnato, per passare da stato liquido a stato uniforme, ha preso l'energia sotto forma di calore, in questo caso dal bulbo, quindi diminuendone la temperatura. Ora che abbiamo trovato la differenza tra le due temperature, del bulbo asciutto e del bulbo umido, possiamo andare attraverso l'uso di questa tabella, dove sulle ascisse è posta la differenza della temperatura tra il bulbo asciutto e il bulbo umido bagnato, che nel nostro caso era di 3 gradi, e sulle ordinate invece la temperatura del bulbo asciutto, che inizialmente era di 20,5, quindi qua non c'è, prendiamo il 20, e possiamo andare a vedere che, incrociando le due, abbiamo un'umidità relativa che è circa del 74%. Dopo aver calcolato l'umidità relativa attraverso l'uso di questa tabella, possiamo andare a calcolare l'umidità assoluta. Quindi questa tabella ci fornisce quanto vapore può stare all'interno di 1 m³ d'aria prima di portarla alla saturazione, e noi per saturazione quindi intendiamo l'umidità relativa al 100%. Nel nostro caso la quantità e la temperatura era di 20 gradi, quindi andiamo a prendere la quantità in grammi di 17,15. Ora che abbiamo la quantità in grammi, abbiamo quindi che a 20 gradi e con una differenza di temperatura di 3 gradi, abbiamo un'umidità relativa che è pari al 74%. Di conseguenza, a sempre 20 gradi e con l'umidità relativa alla saturazione, quindi al 100%, abbiamo un'umidità assoluta che è pari a 17,15 grammi sul metro cubo. Ora che abbiamo tutti i dati, quindi possiamo andare a calcolare l'umidità assoluta. Facciamo altro che inserire i nostri valori all'interno di questa proporzione, e quindi avremo che l'umidità assoluta sarà data dal 74%, che è l'umidità relativa, per 17,15 grammi sul metro cubo, tutto fratto 100, che ci dà che l'umidità assoluta è 12,69 grammi sul metro cubo.